Stefano, si è consumata questa edizione della Maratona d'Europa. Che maratona è stata? Beh, maratona baciata da un clima direi ideale, perché non troppo caldo, cielo coperto, qualche goccia di pioggia alla partenza, tutte cose che non danno assolutamente fastidio ai maratoneti, magari al pubblico un po' sì, però ci sono state proprio tutte le condizioni per poter far sì che tutti si esprimessero al massimo, e atleti di alto livello e atleti amatori e chi ha vissuto per la prima volta un evento agonistico di running come quelli che hanno partecipato alla Bavisela. Questa è stata una delle ultime maratone nel calendario nazionale prima della maratona delle Olimpiadi di Londra. Similitudini, differenze del percorso? Ma questo è un percorso che somiglia parecchio a quello della maratona di Londra classica, quella che si corre in primavera, cioè da partenza point to point, partenza e arrivo in due luoghi diversi. Con in mezzo al percorso anche qualche salita e discesa che ha messo a dura prova gli atleti, e sicuramente un percorso che dice tante cose e che è altamente tecnico, e bisogna saperlo interpretare, un po' come quello della maratona olimpica, perché sarà fatto su giri, quattro giri, che ti danno così una percezione diversa della 42 km. È comunque una gara che sembra una gara in pista, perché devi rifare lo stesso percorso più volte. Penso che chi ha gareggiato qua oggi e che avrà la possibilità di correre le Olimpiadi di Londra ha fatto un ottimo test, perché mancano tre mesi, e a tre mesi bisogna iniziare a pensare in grande e a finalizzare la preparazione in funzione di Londra, quindi questo è stato decisamente un ottimo test. Quindi ottimo test. Entriamo adesso nel particolare della gara di Migidio Burifa, favorito alla vigilia, ha tenuto benissimo fino al 33esimo chilometro, poi è successo qualcosa. Beh, poi è successo quello che succede nelle gare sportive, cioè che magari si va in difficoltà, magari si è speso molto all'inizio, oggi la gara è stata lanciata su dei ritmi belli veloci, e poi ci sono anche gli avversari, e quindi succede che qualcuno almeno per oggi è stato più bravo di te. E la maratona è una gara che a un certo punto ti mette a nudo, non si può più bleffare, le verità vengono a galla, e oggi per Migidio è stata una giornata difficile, ma comunque ha portato a termine una buona maratona con un secondo posto, che per un ragazzo di 43 anni è sempre un ottimo risultato. Tu di maratone sicuramente ne hai corse, ne correrai ancora. Quella di Trieste, diciamo, per percorso, per scenografia, per organizzazione, è nella top 10? Ma certamente sono rimasto molto stupito dal livello organizzativo di questa, che per loro è un'edizione zero, la nuova Bavisela. E, organizzazione e management molto giovane, che ha voglia di fare, che ha voglia di crescere, e in questi anni crescerà, e la top 10 è sicura, perché già quest'anno è stato comunque battuto il record degli iscritti, e il movimento della corsa e della maratona in Italia è in continua espansione ed è molto sensibile a chi sa ben organizzare e a chi può proporre un percorso affascinante come questo, perché insomma la costiera qui è affascinante, e la mezza maratona direi uno spettacolo, anche un colpo d'occhio di altissimo livello, perché oltre 2500 partecipanti, sono un bel serpentone. Quindi insomma, buona fortuna alla Maratona di Trieste, penso che avrà un futuro assolutamente luminoso. E chi come te, che alle Olimpiadi è andato e l'oro l'ha vinto, un consiglio, diciamo, più che un consiglio, diciamo, un approccio di mentalità agli atleti azzurri che si apprestano ad andare a Londra? Beh, sicuramente non accontentarsi del fatto che si è staccato un biglietto per andare alle Olimpiadi, ma da oggi invece inizia la rincorsa ad una grande maratona proprio alle Olimpiadi, e questo è secondo me il modo giusto per affrontare un'avventura del genere oggi, che per le donne mancano tre mesi e per gli uomini tre mesi e una settimana. C'è tutto il tempo per far bene, l'importante è stare in salute ed è stare concentrati e coltivare un piccolo grande sogno, perché l'Olimpiade questo deve essere, un piccolo grande sogno da coltivare, e poi ce la metteremo tutta.